Oggi mi sento un po' stressato e quindi qual è il miglior metodo per alleviare questo stress? Shopping. Andrò all'IKEA per arredare un po' Barbuto House. Ogni cosa di cui indovinerò il prezzo la comprerò. E mi sono appena reso conto che devo anche acquistare dei piatti nuovi. Buon day! Io sono Barbuto, ma non ho la barba. Eccola. Siamo arrivati qua all'IKEA. Spenderemo o tantissimi o pochissimi soldi, dipende se indovinerò o meno i prezzi. Non ti serviva un servizio di piatti nuovi? Sì. Allora, dietro di te ci sono dei piatti. Singoli? Quanto costa un piatto? Sì, se indovini il prezzo lo compri. Un piatto quanto costerà? Un euro, 50 centesimi. Tira. Goddamn, bro. Prendiamo un piatto. Uno solo? Presi. Allora, se indovino il prezzo di questo, cos'è, uno sgabello? Qua la prendiamo, della serie cose inutili che non mi serviranno mai. Secondo me uno sgabello da IKEA può costare al massimo 20 euro. Vediamo. Dov'è il prezzo? Dannatamente sbagliato, 30 euro un cazzo di sgabello, sono serio. La mia profonda delusione. Scusa, ma sto viaggiando. Cos'altro ti potrebbe servire? A casa un bel tappeto, tipo uno di questi. Uno di questi? Quello è brutto. Uno di questi? Questo spaccano, eh. Quanto potrà costare un tappeto del genere? Non lo so, se indovini lo compri. Oh, un tappeto, cioè 100 euro. Proprio a farla proprio questo grossa. Qua? Dell'IKEA. Costa 999 euro. Cosa? Ma avanti, nessun tappeto da IKEA. Ma sono in difficile. Ma che cazzo stai facendo? Non vedi, sono un po' disordinato, mi sono scordato di sistemarmi. Oggi prima di uscire da casa ho detto, vabbè, tanto andiamo all'IKEA, c'è tutto il necessario. Cos'è, col coronavirus hanno chiuso anche l'acqua? Stai diventando una star, eh? Io lo sono già. Senti, cosa compra a fare le robe la gente? Cioè, viene qua all'IKEA, c'ha tutto. Ehi, che spettacolo. Avevo dimenticato questo particolare che è odioso venire all'IKEA con la propria ragazza. Scusa? No, stavo parlando da solo. Una cosa che mi potrebbe servire tantissimo è un quadernino. Qua dietro di me ce ne sono tantissimi. Io dico un prezzo. Il primo che riesco a indovinare con quel prezzo, se c'è ovviamente, lo prendo, ok? Ok. Quindi voglio stare basso. 1,50 euro. Andiamo a vedere. 6 euro. Questo costa troppo sì. Alto per il mio budget. 2 euro. Troppo alto per il mio budget. 2,50 euro. 1,50 euro. Ma davvero? Mio, quindi per ora abbiamo due piatti e un quadernino da 1,50 euro. Io ho assolutamente bisogno di uno specchio, perché ho la casa piena di specchi ma non ne ho uno in cameretta. Ma non ne vedo. Visto che ti serve, ti indovini quanto costa? Lo prendo. Lo prendo. Ormai il gioco è quello, avete capito tutti, no? Secondo me costa 10 euro. Ok. 10 euro, ma un pezzo solo o no, tutti? Vabbè, non è che ti vendono un quadrato, secondo me. Tre pezzi, 10 euro. Va bene, gira il risultato lì. 9,95 euro. 4 pezzi, uno me lo regala a loro. Ah, non so, avrei detto 10. No, 9,95 euro. Adesso noi dobbiamo fare per 5 centesimi. Che spende di meno. Se no sono stressato, se no mi stresso se non le spendo. Io voglio spendere. Prendiamo lo specchio per 5 centesimi, ho indovinato, okay? Se no lo spacco, 7 anni di sfiga. Siamo arrivati nel reparto luci, io ho bisogno di una luce in cameretta e voglio quella lì, non ti girare. Non mi devo girare. Secondo me, te lo sparo proprio così, 8,95 euro. 8,95 euro. Preciso. 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 Vediamo. Vabbè, l'hai visto. Dai, non è valido, no? Dai, per una no. Volta, abbiamo no. Un bonus. Ma non è valido, ma chi l'ha detto che c'è il bonus? Alla fine tanti soldi li spendo io da solo. Ha capito, ma non è valido. Io vorrei prendere questa lampadina e te la butto lì, 6 euro. Vediamo. O 5, no, 6. 6 o 5, aspetta, okay. 6. 6, ok. 5 mi sembra poco, 6. 6, una via di mezzo. Non c'è scritto lì. 9, 9 euro. Ma è il contrario. Ah, è nostra allora. Allora, amore, visto che tu siamo al reparto fiori. Visto che tu non mi regali mai un fiore, adesso se tu indovini il prezzo di un fiore, quello lì che mi piace, roba, non lo vedo. Non lo puoi vedere. Ok. Me lo compri per forza. Ok. Okay. Che fiore è? Non so come si chiama. Ma dimmi, cioè, piccolo e grande? È un medium, abbastanza grande. Abbastanza grande, allora costerà un 20 euro. Dai, hai sparato troppo in alto apposta. No, rifai. Rifai? No, rifai. No. 15 euro. No, rifai. 10 euro. Rifai. Rifai, allora arriviamo. 50 centesimi. No, vabbè. 1,50 euro. 10 euro va bene. Infatti è giusto quel prezzo. Quale? Quello. Sapere che io sono esperto e patito, fissato di candele, quindi questo non c'è bisogno che io indovini il prezzo perché
Lo so. Come? €1,80 Quindi ne prendo due. Quindi due. Cioè ne hai comprate talmente tante che ti ricordi a memoria. Io ogni volta che vengo lì Ikea prendo delle candele. Una cosa così. Ma devi comprare qualcosa per me. Facciamo un poco casino, sto registrando un video. Questo è un vlog di Giuseppe Maguto, facciamo un poco casino. Non lo vogliamo prendere questo qua per Pepito, gli facciamo fare il bagno. Vedi, il bagnetto. Rimane solo questo bianco. Se no lo fai viaggiare dentro la roba blu. Eh no, vedi che c'è il coso dentro, dove lo metti? Lo chiudi? Vabbè, lo vogliamo prendere, secondo me costa 4 euro. Dai, ma secondo me tu bari un pochino, non è impossibile. Io barare? Che le indovini così tutti. Ma no, tutti, ma va, io barare? Io barare? Ma no, io barare? Okay. Io? Io? Ma perché non gli prendiamo anche questo e gli facciamo fare le stradine? No, Pepito non è un tipo di strada. No? Hai rotto. È utile questo. Eh sì. Ah, se noi non prezzo lo prendiamo. Vai. Secondo me può costare al massimo 200 euro. 200 no. euro? Quanto costerà? 20 euro? No dai, 50, 50 euro, mi sembra una roba sì, grande, io le spenderei 50 euro per una roba così se fossi piccolino e dovessi spendere i soldi di papà e mamma. Scopriamolo. Dov'è che è? Qua. 14,90 euro. Sfigato proprio. Sad life. Spettacolo! Questo è bello. Oi! Oi! Vieni un secondo, vieni un attimo. Dicami. Visto che ho deciso una cosa. Cosa hai deciso? Ho deciso che... Tu decidi? Da quando? Dai. Dai, era una cosa bella, non te la dico più. No, dai, dai. Ho deciso che domani mattina ti voglio portare la colazione a letto. Yeah, quindi ho deciso di regalarti questo coso qui. Me lo regali, quindi non c'è bisogno che io indovini il prezzo. No, indovini il prezzo e te lo compri tu. Cioè non un regalo, te lo compri tu. Però un regalo. Indovino il mio. Prezzo e me lo compro, però è un regalo tuo. Sì. Fammi pensare un attimo. Ok, ormai i prezzi delle chiavi un po' li ho imparati, te lo dico. Allora, io ti dico, la tazza te la butto lì così, 2 euro. E la tazza la prendiamo. Ma io non volevo prendere la tazza. Almeno 2 su 2, li prendo tutte e due. Questo io ti ho detto, i prezzi delle chiavi ormai più o meno li ho imparati. Questo è di plastica comunque, no? 10 euro. Io lo so. L'hai già visto? No. Oh, gattino. Ma davvero, l'hai indovinato? Che figata, prima devo portare la colazione a letto per davvero. Ok. Qua siamo nel magazzino, qua possiamo urlare perché lo spazio è ampio e io ho trovato il pezzo d'oro, il pezzo spettacolo, diciamo, per questo video. Oddio, ho paura di qua c'è molto di più, qua c'è la mia passione. Ok. C'è la mia passione. Oddio. È un quadretto di YouTube? Sto scherzando, amore, ti stavo riprendendo mentre te lo dicevo. Ma no. Comunque il carrello direi che è pieno. Pieno. Ok, sì sì sì. Spettacolo. Quindi direi che possiamo andare in cassa. Abbiamo fatto le nostre spese. Io mi sento molto meno stressato. Sento molto meno stressato. Ok, l'ansia è passata. No, rido perché sto per spendere i miei soldi. Mi sento molto meglio. Quando così. Spettacolo, ok, okay. Spettacolo. C'è dei problemi, cazzo. Gang gang? Al volo. Ehi, non facciamo questi giochi.